Un'abitazione privata adibita a deposito di marijuana. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara ha fatto irruzione in una casa di Montesilvano dove ha trovato 45 kg di stupefacente. Le perquisizioni personali e domiciliari, grazie all'utilizzo dei cani antidroga, hanno portato alla scoperta di numerose buste piene di cannabis, nascoste in diversi anfratti dell'abitazione o smistate in dei borsoni, forse da consegnare a chi avrebbe dovuto vendere lo stupefacente. Drug Market, mercato della droga, è il nome che i Baschi Verdi hanno dato all'operazione. A Montesilvano i nostri, grazie alla loro capacità investigativa, hanno scoperto una casa adibita a deposito di marijuana. Abbiamo scoperto 45 kg di marijuana che avrebbe fruttato sul mercato quasi mezzo milione di euro e avrebbe permesso di confezionare più di 130.000 spinelli. In manette un cittadino italiano che insieme alla moglie percepiva il reddito di cittadinanza. L'uomo è ora agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il sussidio economico, percepito indebitamente, è stato revocato. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire l'intera filiera della droga in modo da intercettare e interrompere questo flusso di marijuana verso la piazza pescarese.